continua incessantemente la ricerca della signora Concetta Raele. I vigili del fuoco, l'arma dei carabinieri, il corpo forestale stanno curando in maniera capillare le ricerche a vasto raggio. Nella giornata di ieri, 28 marzo, si è proceduto ad un'attenta rivisitazione dei territori di Solarus e di Siamaggiore. Su richiesta del comandante provinciale dei vigili del fuoco è stato rafforzato il dispositivo di ricerca e soccorso con l'implementazione delle squadre del corpo forestale e dell'impiego delle associazioni di volontariato della protezione civile regionale e della compagnia Barracina all'area di Ollastra. Il personale dei vigili del fuoco opera monitorando le attività delle squadre di ricerca nel posto di comando avanzato allestito nel comune di Zerfaliu attraverso dei software dedicati alla mappatura delle aree e la georeferenziazione dei punti di ricerca sotto il coordinamento generale della prefettura di Oristano. Una comunità in ansia per la sua sorte che spera non si sia verificato il peggio. Stiamo facendo appello affinché ci uniamo in uno sforzo collettivo per aiutare a trovare Concetta, una nostra cara concittadina che è attualmente dispersa, si legge nel post pubblicato sulla pagina comune di Zerfaliu. Ci troviamo di fronte a un momento cruciale in cui ogni mano tesa e ogni occhio vigile può fare la differenza. La ricerca di Concetta richiede la partecipazione attiva di tutti noi e chiediamo il vostro sostegno. Mentre la premier Alessandra Todde stringe i tempi per la composizione della giunta regionale, ad Oristano, vertice del centrodestra, nella sede di Fratelli d'Italia. Lo sguardo è rivolto al risultato elettorale che viene considerato positivo solo per quanto riguarda il voto alle liste, meno naturalmente quello per il candidato presidente. Ma l'attenzione principale è rivolta alle imminenti elezioni comunali di Cagliari, Sassari, Alghero e di altri centri minori, un appuntamento nel quale il centrodestra intende serrare le file ed evitare smagliature. Antonella Zedda, coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, è ad Oristano per questo incontro. Una tua valutazione? Beh, i numeri ci raccontano una vittoria schiacciante delle liste di centrodestra della coalizione civica sardista. Il voto disgiunto ci ha portato poi a un volley diverso sul dato del presidente. Sulle analisi fatte proprio sui numeri si evince che anche in altre legislature, in altre tornate elettorali passate, il dato era anche più pesante per il centrodestra, cioè il centrodestra vince sempre di più sulle liste e il voto disgiunto incide sul candidato presidente. Avremmo dovuto avere più tempo anche per la campagna elettorale del presidente, perché come coalizione eravamo in movimento da tempo e invece sulla scelta del nome abbiamo tardato, ed è questo l'augurio che faccia la nostra coalizione: non essere lenti nella scelta per le future elezioni amministrative. Pietro Pitalis, Forza Italia, ci sono segnali di ripresa. Oggi una valutazione sul risultato elettorale. Un tuo giudizio. Intanto grazie a te e a questa emittente locale che dà voce anche al territorio. Forza Italia riparte proprio dai territori. Dopo il risultato elettorale conseguito in Sardegna, in Abruzzo, e non sono solo i sondaggi a dirci che siamo in crescita, ci proponiamo per dare un contributo all'interno di un centrodestra pluralista che è forte del risultato ottenuto alle ultime elezioni regionali, si propone di guidare le importanti città della nostra isola, così come i comuni dove presenteremo candidati con liste civiche. Il comune di Oristano non si arrende e rilancia la battaglia contro il dimensionamento scolastico. Pronto il ricorso al TAR contro l'ufficio scolastico regionale e contro la regione Sardegna. La decisione di accorpare le dirigenze scolastiche cittadine, dimezzandole da 4 a 2, lede l'interesse dell'intera collettività oristanese, comprimendo in misura importante il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione. Oggi, all'origine del nostro ricorso al TAR, ci sono le stesse motivazioni, ha evidenziato il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna. Chiediamo il mantenimento delle istituzioni scolastiche cittadine, evidenziando come la delibera che stabilisce l'accorpamento delle autonomie, portando da 4 a 2 il numero delle dirigenze scolastiche, non rispetta i criteri numerici riferiti alla popolazione scolastica, stabiliti dalle stesse linee guida, e si rivela illegittima e ingiusta.
Prima dell'adozione della delibera della Giunta regionale, i sindaci della provincia avevano inviato alla Regione un documento con cui si chiedeva la promozione di iniziative per la tutela delle specifiche caratteristiche della scuola sarda, per la costituzione di un tavolo tecnico permanente provinciale dell'istruzione che monitori l'andamento demografico, le iscrizioni e la dispersione scolastica e organizzi forme di sussidiarietà e mutuo soccorso tra Oristano e i comuni della provincia. Si apprende con soddisfazione che è stato aggiudicato il subappalto per la ripresa dei lavori nella borgata marina di Torre Grande ed in particolare per il complesso rifacimento del lungomare Eleonora d'Arborea. Lavori complessi, come si è detto, anche per la presenza della fascia di prime case la cui edificazione ebbe inizio negli anni 30 e 40. Cosa fatta capo a? Questo è il motto un tantino qualunquista che viene applicato a situazioni che vengono considerate inamovibili e quindi così sia. Cantiere che a fatica riparte, lavorerà per alcuni mesi, sino a luglio viene comunicato, per sospenderli e riprenderli a stagione estiva terminata, le conclusioni alla fine dell'anno prossimo, quindi nel dicembre del 2025, se tutto va bene. E così sia, considerata la complessità dell'intervento, che deve fare il conto con la particolare specificità di quel percorso sul quale gravano vincoli di natura ambientale non di poco conto, in primis costituiti dalla presenza dell'alberatura storica. Il comune di Oristano ha avviato le procedure per l'aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'aggiornamento avviene periodicamente, ma in questo periodo di crisi assume un'importanza particolare perché permette di andare incontro ai reali bisogni della popolazione, ha spiegato il sindaco Massimiliano Sanna. Sappiamo bene quanto il tema della casa sia fondamentale per molte famiglie oristanesi ed è importantissimo riuscire ad assicurare il rispetto dei diritti di chi ha più bisogno. L'attuale graduatoria, approvata a novembre del 2020, ha consentito di soddisfare le domande di oltre 100 famiglie in attesa di un alloggio popolare, ha aggiunto l'assessore ai servizi sociali e alle politiche abitative Carmen Murru. Oggi si rende necessario procedere all'approvazione di nuova graduatoria, maggiormente rispondente allo stato di fatto, anche sulla scorta delle segnalazioni di modifica delle condizioni economiche, soggettive e oggettive, che danno diritto alla revisione della posizione per l'accesso alle edilizia residenziale pubblica. La delibera della giunta comunale dà mandato al dirigente del settore servizi alla persona e cittadinanza del comune di procedere all'aggiornamento della graduatoria, dando avvio nel breve termine alle procedure stabilite ai sensi della legge regionale 1389 attraverso un bando che sarà pubblicato al più presto. Lunedì 1 aprile si terrà a Bauladu la tradizionale corsa di Pasquetta, competizione organizzata dal gruppo sportivo atletica Bauladu in collaborazione con il Comune e la Fidal Sardegna. La manifestazione regionale, giunta alla 43esima edizione, si conferma uno degli appuntamenti sportivi più importanti dell'attività agonistica in Sardegna. Viene confermato il tradizionale percorso di 9,800 km tra cammini sterrati, strade di pietra del centro storico e ancora macchia mediterranea e fonti sorgive dell'agro bauladese. Il raduno degli atleti per il ritiro del numero di gara è in programma a partire dalle 8.30 nella piazza Emilio Lussu. Il gruppo sportivo Atletica Bauladu può ritenersi soddisfatto del lavoro svolto dalla società in questi anni. Numerosi sono gli atleti provenienti da tutta la Sardegna e non solo, affezionati a questa manifestazione. E il paese stesso, con i numerosi volontari, rappresenta un punto di forza per la buona riuscita della gara. Una giornata di sport che, inserita in un territorio composto da diverse stratificazioni paesaggistiche, rappresenta l'occasione per promuovere le bellezze storico-naturalistiche del suolo bauladese. Alle ore 9.20 inizieranno le categorie esordienti, ragazzi e cadetti che gareggeranno in un percorso a circuito nelle vie del centro storico bauladese, rispettivamente di 300, 600 e 900 metri. Alle 10 la partenza delle rimanenti categorie per l'attesissimo tragitto di 9,800 km. Durante le prossime festività pasquali è previsto un esponenziale aumento del traffico veicolare, dovuto non solo alla prevedibile presenza di turisti, ma anche agli spostamenti dei sardi in tutta l'isola, nelle località costiere e nell'entroterra.
Per questo, il compartimento Polizia Stradale per la Sardegna ha predisposto in tutte e quattro le province un rafforzamento dei servizi di vigilanza e presidio delle strade principali, con un incremento delle pattuglie e dei specifici controlli, finalizzati a prevenire comportamenti pericolosi come la guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti e l'eccesso di velocità, con particolare attenzione alle giornate maggiormente a rischio per il previsto aumento del traffico veicolare. A tal scopo verranno altresì impiegate pattuglie moto montate più agili per gli interventi in caso di criticità. La Direzione Generale dell'ASL 5, la struttura semplice dipartimentale integrazione ospedale territorio, in occasione delle festività pasquali ha rimodulato diversi turni degli ambulatori straordinari di comunità territoriale per evitare la perdita di eventuali turni che cadono nei giorni festivi e garantire l'assistenza sanitaria ai cittadini privi di medico di base la prossima settimana. Il turno dell'ascolto in via Napoli a Terralba, previsto lunedì 1 aprile, sarà posticipato a martedì 2 aprile. Dalle ore 13.30 alle ore 18.30. Il servizio è rivolto ai pazienti senza medico di base di Terralba e San Nicolò d'Arcidano. Il turno dell'ascolt ospitato nei locali della Guardia Medica dell'ospedale De Logu, previsto lunedì 1 aprile, sarà posticipato a martedì 2 aprile dalle ore 14 alle ore 19. Il turno dell'ascolto in via Diaz a Gonno Stramazza, previsto lunedì 1 aprile, sarà posticipato a venerdì 5 aprile dalle ore 15 alle ore 20 e il turno previsto lunedì 8 aprile è stato posticipato a giovedì 11 aprile dalle ore 15 alle ore 20. Il turno dell'ascolto in via Vittorio Emanuele 34 a Masullas, previsto lunedì 1 aprile, sarà posticipato a venerdì 5 aprile dalle ore 9 alle ore 14. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per Pasqua e Pasquetta Oristano si svolgerà secondo il normale calendario. La ditta Formula Ambiente svolgerà il servizio secondo quanto previsto dal calendario. Nel dettaglio, lunedì nella zona A sarà raccolta la frazione dell'umido e nella zona B la plastica. Martedì 2 aprile alle ore 18 sarà gradito ospite della Biblioteca Comunale di San Vero Minis lo scrittore Francesco Cossu, che presenterà il libro Sognare costa caro. L'iniziativa è a cura dell'Assessorato alla Cultura e ai Servizi Sociali. Bruno Daga dialogherà con l'autore e la serata sarà arricchita dalle letture di Ignazia Degnà. Bruno Daga dialogherà con l'autore e la serata sarà arricchita dalle letture di Ignazia Degnà.